Vogliamo una città moderna che possa tornare a rappresentare la realtà trainante dell'area centrale della Calabria, oltre che interpretare a tutti gli effetti il ruolo di capoluogo di regione. Così il candidato a sindaco di Catanzaro del centro-sinistra Vincenzo Ciconte, intervenuto nella trasmissione Linea Diretta su RTC Telecalabria condotta da Giuseppe Soluri. Ciconte ha risposto alle domande del direttore illustrando l'idea di città che ha in mente insieme alla sua coalizione. Finora Catanzaro è rimasta disordinata, vittima di una visione slegata tra quartieri poco comunicanti, ha affermato. Non può esistere più la distinzione tra Catanzaro Centro, Catanzaro Sala, Germaneto, Materdomini, Gagliano e Catanzaro Lido. La città è una, ha rimarcato Ciconte durante l'intervista, e deve riuscire a perseguire uno sviluppo organico finora inesplorato. Io credo che questa città mi ha dato molto, e quindi io voglio ricambiare il bene che ha dato a me questa città con altrettanto bene. Io voglio molto bene a questa città è una città che la vedo degradata da tutti i punti di vista, etico, sociale, economico, e sappiamo tutti come è ridotta, soprattutto se in questi ultimi anni, i problemi che sta vivendo, e quindi vedo un degrado di un'area centrale della Calabria che secondo me è una città capoluogo che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della nostra regione. Mentre Reggio è la città metropolitana, Cosenza è una città viva, molto forte da un punto di vista economico, sociale e anche culturale, Catanzaro, che ha una sua storia, una sua peculiarità, sta vivendo un momento di grande crisi. Allora io credo che ci vuole un'azione forte per rinvigorire, rigenerare questa città, farla risvegliare da un letargo che secondo me ormai dura da diverso tempo e che dobbiamo tentare tutti di dare una risposta a una città capoluogo che deve essere il punto di riferimento dell'area centrale della Calabria. Non è un progetto politico personale di Enzo Ciconte, ma è un progetto politico di tante persone che si identificano in queste cose che io dico. Dobbiamo cambiare verso a Catanzaro. Catanzaro non può essere marginale rispetto al ruolo che hanno le altre città importanti della nostra regione. E allora dobbiamo tentare di fare in maniera tale che questa città sia di riferimento sulla cultura, sull'università, sulla sanità, su tante cose che secondo me Catanzaro ha delle caratteristiche fondamentali, e dobbiamo tentare di rifare in maniera tale di rinsaldare il centro e le periferie, di fare una politica innovativa per questa città che finalmente la rivede risplendere come ai bei tempi, che non ci sono più, e che veramente Catanzaro era capoluogo di cultura, era capoluogo di civiltà, di accoglienza, e quindi questa città deve rivivere quei momenti. Il Movimento 5 Stelle Catanzaro è una realtà, lo annuncia Bianca Laura Granato per informare dell'avvenuta certificazione della lista del capoluogo di regione della Calabria. I 32 candidati a consigliere, che sosterranno l'unica donna al momento candidata a sindaco per Catanzaro, verranno presentati in una conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni. Finalmente, continua Bianca Laura Granato, Catanzaro ha l'opportunità di cambiare veramente, uscendo dalle logiche dei vecchi partiti che l'hanno governata negli ultimi decenni. Il vero cambiamento per la città è rappresentato da un gruppo di cittadini liberi ed onesti che da mesi si sono aperti alla cittadinanza per scrivere un programma partecipato che presenteremo ufficialmente nei prossimi giorni. È approdato nella centralissima piazza dei Bruzzi a Cosenza il Track Tour Banca del Cuore, la più importante campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare, organizzata dalla Fondazione Per il Tuo Cuore Onlus. Il progetto di sensibilizzazione itinerante farà tappa in 30 città italiane con un jumbo track, al cui interno sono allestite sale per lo screening approfondito e gratuito di prevenzione cardiovascolare. La Fondazione Per il Tuo Cuore, che è la Onlus collegata alla nostra associazione nazionale, si occupa specificamente di questo, di prevenzione cardiovascolare. Quest'anno abbiamo intrapreso questa iniziativa che porta questo track, questo jumbo track, in 30 piazze delle città italiane più importanti. Siamo partiti da Sanremo durante il festival, saremo a Rimini dove c'è il nostro congresso nazionale dall'11 al 13 di maggio, e in Calabria anche a Catanzaro e a Reggio Calabria. Si tratta di un'iniziativa di screening, cioè di identificare prevalentemente tra la popolazione che non ha idea di avere problemi cardiovascolari i primi segnali di qualche possibile fattore di rischio di cui non si è a conoscenza. Quindi dare informazioni relative allo stile di vita, all'alimentazione, al controllo della pressione, del peso.
Il Jumbo Truck sosterrà a Cosenza fino al 25 aprile. A tutti i cittadini che si sottoporranno alle visite mediche, oltre agli esami, verrà consegnata la propria Bancomart, la card di Banca del Cuore. Una vittoria preziosa che prosegue la nostra rimonta in classifica. È raggiante il presidente della Vibonese Pippo Caffo dopo la vittoria nel derby sul Catanzaro. Non era facile raggiungere 8 risultati utili consecutivi, dice Caffo, ma noi ci siamo riusciti grazie ad una convinzione e consapevolezza di squadra che abbiamo maturato nelle ultime settimane. Certamente il nostro mercato invernale è stato importante. Ora dobbiamo proseguire così in queste ultime due partite e vedremo a fine stagione dove saremo arrivati. Però abbiamo passato una settimana particolare, non voglio dire, non è che avevamo temore, però dopo quello che è successo nelle ultime partite e quel sale sulla coda che ogni volta ci ha bruciato la coda, eravamo... E anche tutti, anche oggi in banchina eravamo tutti in tensione, avremmo potuto tranquillamente fare forse il terzo se c'era meno egoismo, e viene so, però va bene così perché loro hanno pure speso tutte le energie penso che avevano, come abbiamo fatto noi. E cosa vi posso dire? Siamo contenti, speriamo di continuare, speriamo di poterci tirare fuori al più presto da questa situazione, perché ancora non è che la situazione è quella. Vediamo fra due settimane quale sarà la classifica finale. Al di là delle scenarie, forse abbiamo fatto degli acquisti mirati dove eravamo, perché inutile ripeterci, noi eravamo partiti con una squadra di Serie D che poi avevamo fatto qualche rattoppo, però il mercato era poi chiuso e c'era poco da fare, non è che c'era. A gennaio abbiamo cercato anche sui consigli, diciamo, merito della società, del direttore sportivo, ma anche dell'allenatore che ha dato i suoi consigli su come muoverci, dove c'erano le pecche. Ricordate il primo giorno che è arrivato l'allenatore, che cosa ha detto? Dice: io metterò del mio per fare tutto, però dobbiamo scingerci, guardare, avere fiducia. E noi questa fiducia l'abbiamo avuta, sono 8 partite di seguito, che è una cosa abbastanza rara di poter fare un nufolotto così. Continuano i risultati strani, però in altre parti. La nostra era l'intenzione di poterci salvare direttamente. Speriamo, se dovessimo centrare 2 risultati ce la possiamo pure fare, però per il momento andiamo avanti passo su passo. Il giorno dell'agognata promozione è finalmente arrivato, l'isola Capo Rizzuto è promossa in Serie D. La popolosa cittadina del Crotonese in festa per un traguardo sportivo importante che avrà ricadute notevoli anche nel contesto sociale. L'isola infatti sarà tra le rappresentanti regionali nel massimo campionato dilettantistico, ha possibilità consistenti ed ambizioni notevoli per rimanere e consolidarsi in tale importante categoria. Insomma, quello di domenica sembra soltanto il primo passo di un futuro che appare roseo. È arrivata la certificazione di una promozione ampiamente pianificata e prevista in estate, con l'allestimento della rosa più forte della categoria, con elementi veterani ed esperti affidati al bravo Rosario Salerno. E dopo un testa a testa sofferto con la città novese, ecco arrivare domenica l'ultima decisiva vittoria che ha definitivamente stroncato l'inseguitrice. 4-1 all'Ocri, sul terreno di gioco del Sant'Antonio, tutto facile per i padroni di casa, nettamente avanti da subito. Primo giro di orologio e Marco Foderaro porta avanti la capolista. Raddoppia al secondo a fondo il fratello Giovanni. Poi è il momento di Piemontese. L'ex palmese va a bersaglio al 16esimo. Accorce il divario in Locri al 18esimo con Matelli Cani. Ma al 24esimo ancora Piemontese porta 4 le reti solitane. Pratica insomma chiusa prima della mezz'ora. Secondo tempo insignificante, senza alcuna emozione. E al 90esimo può partire la festa dell'isola che vola matematicamente in Serie D. All'Ocri di Ferraro invece servirà ancora qualche punto per centrare la salvezza diretta. Domenica dovrà conquistarla in casa con il Trebisacce.